Buongiorno a tutti e a tutti i giornalisti che sono collegati. Siamo qui dalla presidenza della Giunta regionale e porgiamo un saluto veramente affettuoso a Vincenzo Nibali, che è il nostro testimonial. Bentornato di nuovo nelle Marche e bentornato tra noi. E grazie per il contributo importantissimo che hai dato con la campagna promozionale del turismo marchigiano legata al tuo nome. Con lui lo accompagna il suo manager Johnny Carrera e abbiamo il presidente del Comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Lino Secchi, e ovviamente il padrone di casa, che è il presidente, a cui do subito la parola. Prego, presidente. Siamo in attesa della Camera di Commercio che arriverà con il presidente e il vice. Beh, una bellissima occasione questa. Vengo da almeno un paio di settimane di iniziative in giro per la regione dove c'entra sempre la bicicletta. Ero 7 giorni fa sui monti del Maceratese con un bus che porta le biciclette da Civitanova fino all'area di montagna. Ho anche provato per la prima volta a scendere quello che è un tracciato, non lo farò mai più, con scherzo. Con le bici accompagnato da quello che normalmente è anche un preparatore. Così come oggi a Urbino, un tour fatto di arte in mezzo alla storia, Urbino, 500 anni di Raffaello e vi dicendo, e credo che la scelta che abbiamo fatto di avere come testimonial una figura straordinaria della storia, possiamo dire, Sì. e anche del presente, del ciclismo italiano, sia in perfetta sintonia con una regione che si sta mobilitando sotto questo profilo. E andare oggi a confermare questa scelta è un fatto molto importante. Voglio ringraziare la Camera di Commercio, Gino Sabatini, i nostri servizi, ma soprattutto Vincenzo Nibali, perché con la conferma di prestare la sua immagine alla nostra regione accompagna una fase che è importantissima per le Marche come per tutta l'Italia. Veniamo da un momento molto duro, vogliamo ripartire, noi vogliamo ripartire sui pedali, vogliamo ripartire nel modo in cui ci eravamo lasciati, o abbiamo riproposto, no, gli ultimi spot in questo periodo, sembravano fatti apposta, sembravano studiati per la fase di partenza, perché raccontavano un modo di vivere un territorio bello, ampio, con il respiro che ha visitare una regione attraverso la bicicletta, ed è un messaggio immediatamente positivo. Devo dire che purtroppo quest'anno tutte le regioni si sono messe a fare pubblicità in scia, direi, a quella che noi stiamo facendo ormai da 3 anni. Ma loro sono in scia, noi siamo quelli che stanno davanti. Come diceva un mio vecchio amico che non c'è più, che fece credo il Giro d'Italia del 25 o del 26, Umberto Cardinali, il patron della IFI, è scomparso oltre 100 anni, quindi non è che dice quando si pedala davanti, dice dura un bel po', ma è anche bello un bel po'. Cioè, Da noi si dice gli altri inseguono. gli altri seguono. Dice star davanti dura un bel po', ma è bello un bel po'. E lo spirito, insomma, il valore di questa scelta è quanto mai confermata, non potevamo che farlo confermando. Io veramente ringrazio Vincenzo, ringrazio quelli che lavorano con lui, perché credo che sia la strada che abbiamo imboccato sia stata quasi preveggente rispetto a quello che è accaduto. C'è con noi anche Secchi, che rappresenta il mondo delle due ruote marchigiano. Ricordo ancora il presidente nazionale quando all'incontro fatto, credo nel mese di gennaio, disse: voglio ringraziare le Marche perché associare all'immagine della regione le due ruote, cioè, per me la soddisfazione più grande. Più ancora, ma rispetto al semplice gesto agonistico, cioè un territorio che si identifica con le due ruote. Noi in realtà andiamo avanti su tutto, stiamo andando avanti sulle ciclovie. In questo momento abbiamo come regione fatto un bonus per comprarsi la bici quelli che abitano nei comuni con meno di 50.000 abitanti, il ciclo governativo per le città grandi. Noi abbiamo fatto così, tutta la regione coperta in maniera complementare fra il nostro voucher e quello nazionale. Quindi ogni occasione per spingere sulle due ruote l'abbiamo utilizzata, ma quella straordinaria è quella di oggi. Lascio la parola a Vincenzo. Ma cosa devo dire io? Perché sono veramente molto contento del lavoro che abbiamo svolto insieme l'anno scorso. È stata veramente una cosa molto bella, molto piacevole. E rinnovare per un progetto futuro, per ampliare ancora di più,
è veramente una cosa che mi lascia senza parole, anche perché tutto quello che abbiamo fatto insieme l'anno scorso, anche per me, ringrazio anche per le parole che hai spiegato, però è stato molto gratificante, perché comunque la mia immagine insieme a quella delle Marche ha circolato su tutti i grandi, più importanti canali, e quindi ha dato una grandissima visibilità. Non mi sono mai ritrovato prima a fare una cosa del genere, ed è stata veramente molto, molto piacevole, e ancora di più bella vederla anche in TV, perché poi vedevi anche il ritorno delle persone che mi dicevano: cavolo, hai fatto un bel lavoro. Sì, ho fatto un bel lavoro io, però è stato veramente le Marche che hanno fatto veramente questo bellissimo progetto, e i ragazzi hanno lavorato molto bene, quindi è stata una cosa che praticamente prima non si era mai vista, e da lì poi un po' a ruota hanno seguito gli altri. Però bisogna, penso, continuare un po' così. Ci sono, come abbiamo detto, anche degli altri progetti di cui abbiamo parlato, della Gran Fondo Marche, i bonus sulla bici, abbiamo fatto anche questo qui una buona cosa, lo Stato ha fatto degli incentivi, e attualmente oggi le bici sono finite, i magazzini sono completamente vuoti, e quindi penso che sia la regione, ma anche tutto il territorio nazionale, sta sviluppando sempre di più l'utilizzo della bici e l'uso molto frequente, quindi è l'unica cosa che rimane, soltanto da una parte mia, da dire che l'automobilista deve leggermente, diciamo, disciplinarsi anche a vedere frequentemente, sì, magari l'amatore frequente che va in bici, ma anche quello occasionale, che giustamente è l'anello, diciamo, più debole. Cosa dire, la campagna sta andando molto bene, quindi anche da parte nostra c'è tutto questa cosa di voler lanciare molto l'uso della bici, perché comunque è una cosa che funziona benissimo per andare al lavoro, per la salute, per il vivere e star bene, quindi si può usare veramente tutti i giorni. Poi a maggior ragione anche le bici elettriche sfruttano ancora di più l'uso della quotidianità per la bici. Molto molto bene. Stai riprendendo? Sì. Sì, stanno arrivando. Vorrei ricordare che gli spot della campagna promozionale con Nibali hanno registrato ogni sera quasi 6 milioni di spettatori, qui in prima serata Rai, quindi sono stati di notevole successo. Come pure molto Sanremo ha fatto totalmente oltre 50 milioni. No, però ci vive mio fratello da gennaio. Ecco, infatti mi hai anticipato, i legami di Nibali con le Marche iniziano a essere di sostanza, perché il fratello Antonio è da gennaio di quest'anno è cittadino marchigiano, e Vincenzo ha deciso di trasferire la Gran Fondo qui nelle Marche e di portare anche la formazione di giovani ciclisti siciliani a competere, grazie anche alla disponibilità di Secchi del Comitato Regionale, qui nelle Marche. Quindi ecco, è arrivato il presidente Sabatini. Ci diamo il posto. Qua. E il motivo anche di questo incontro, oltre che della conferenza stampa, è la sottoscrizione di un preaccordo che impegna Vincenzo Nibali e la sua immagine ancora per un anno. Quindi la campagna promozionale arriverà fino a luglio del 2022. E questo è possibile grazie alla Camera di Commercio, alla quale presente, con una clausola abbiamo inserito, che deve vincere il campionato del mondo. Ah, ecco. Se no c'è una penale del doppio di quello che noi scriviamo. Veniva confermato se... No, ma anche l'altro anno. L'importante è che ci vinci il campionato del mondo. Vai giro. Speriamo che non sia. Sanremo ci ho messo giusto una decina di anni. Vai, Gio. Tocca a te. Sì, fare? Devi parlare. Siamo collegati. Quanti giornalisti abbiamo collegati? 12 giornalisti. Allora ci hanno sentiti tutti. No? La Camera di Commercio, ringraziamo la Regione Marche, l'assessorato al turismo, l'assessore Pieroni, il dirigente Raimondo Orsetti. Con il presidente Ceriscioli abbiamo unito tutto alla nascita della Camera di Commercio delle Marche. Siamo, perché te lo dico, l'unica realtà in Italia che
ha fatto una fusione di 5 camere di commercio in una per avere una forza, diciamo, più esplosiva, parliamo anche in termini ciclistici, su alcune dinamiche importanti. Sul turismo ci volevamo essere, sono qui con il nostro delegato al turismo, il dottor Massimiliano Polacco, che lui cura per noi tutte le attività sul turismo. Era appetibile partecipare a questo accordo con il testimonial Nibali, e reputiamo che sia a livello di atleta rappresenti il meglio in Italia che noi abbiamo, come un ragazzo che è riuscito con tanti e tanti tanti sacrifici a poter emergere e portare avanti la bandiera italiana anche su terreni non solo in Italia. Perciò la Camera di Commercio è felicissima di partecipare a questa idea, a questa promozione, e di spostare anche più in là il percorso con te. La clausola te l'ho detta all'inizio, perciò questa è già registrata, e abbiamo inserito in più questa clausola perché ti auguriamo veramente il meglio e auguriamo alla Regione Marche insieme a te il meglio. Speriamo per non sia scaramantico con tutti questi auguri. Io sono scaramantico al massimo, infatti. Si vede. Me lo auguro veramente di tutto cuore per te. Vedremo con la Tirreno Adriatico. Sì, hai fatto una bella riflessione sulla forza che di commercio che oggi ha in un panorama nazionale dove tutti invece, non avendo fatto la riforma, stanno di un po' ad annaspare. Esatto. E lasciamo lo spazio alle domande. Ne abbiamo due. Andrea Valzavini, T2RS Marche. La Tirreno Adriatico di settembre, che come al solito avrà la sua conclusione nelle Marche con le tappe di San Nano, Loreto, Senigallo e San Benedetto, rientra nei programmi stagionali di Nibali? Rientra nei miei programmi stagionali, ovviamente è tutto spostato nella parte finale della stagione, perché ho scelto di fare un programma completamente italiano per evitare i lunghi viaggi in aerei e molti contatti magari che si possono evitare il più possibile. Infatti anche per il Giro d'Italia la nostra squadra ha deciso di suddividere in vari gruppi di lavoro, chi in Spagna, chi in Francia e chi in Italia, quindi io prettamente farò un programma italiano che includerà la prima gara Strade Bianche, poi a seguire Tirreno, poi l'avvicinamento verso il Giro d'Italia. Quindi Michele Romano Agi, in parte Vincenzo Nibali ha già risposto, perché quali saranno i tuoi primi impegni ufficiali, e chiede qual è la tua condizione attuale. La mia condizione attuale in questo momento è, penso, discreta, perché comunque, tra virgolette, ho avuto la fortuna di poter pedalare, quindi non sono rimasto molto, molto indietro, quindi la mia ripartenza è stata abbastanza veloce. In questo ultimo periodo, in questo mese, ho iniziato ad allenarmi duramente. Questa settimana che arriverà sarà una settimana, diciamo, un pochino più di scarico per me, e successivamente andremo sulle Dolomiti a fare un training camp, diciamo più o meno serrato con il team, e lavorare in direzione poi per la ripartenza delle gare. Quindi più o meno penso di essere in tabella, però questo poi effettivamente lo capisci solo in gara. Per i primi appuntamenti, come ho detto, il calendario è con la ripartenza Strade Bianche, Tirreno e poi via via l'avvicinamento per il Giro. Sempre Michele Romano, oggi in Svizzera, dove abiti e ti sei allenato, le regole sono state più elastiche. Pensi che in Italia ci sia stata eccessiva severità nell'affrontare il coronavirus? Sono state elastiche soltanto per quanto riguarda il cittadino, non per gli edifici commerciali, le strutture e tutti gli uffici. Diciamo i servizi pubblici, era tutto completamente chiuso, c'era il distanziamento sociale di 2 metri, si potevano andare a camminare soltanto singole persone o nuclei, piccoli nuclei familiari, però c'era un severo controllo anche lì. Dopo di sono svizzeri, quindi controllano per davvero. Poi Giuliano Centinaio. Ma io dico che anche qui controllano. Sono stato fermato un paio di volte, quindi posso confermare anch'io. Rispetto allo standard, è stata più attenzione. Giuliano Centinaio, prima pagina online. Il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo costituisce più un vantaggio o uno svantaggio? Tutto viene slittato più o meno di un anno. In questo caso è stata giusta la scelta che è stata presa, perché non si poteva fare altrimenti. Ma le Olimpiadi si giocano, diciamo, su una giornata singola, quindi un anno in più, diciamo, a livello anche fisiologico, può cambiare veramente poco. Però questo lo vediamo poi il prossimo anno. Ok.
Una domanda per le istituzioni, presto tu, Pietro Luca Dei, a quando la cittadinanza onoraria a me la devo guadagnare. Ma io direi che già se l'hai guadagnata in grandissima parte, e quindi noi più che la cittadinanza diamo dei riconoscimenti, credo che per quello che ha fatto per la nostra regione non si fa la fatica a uno dei tanti picchi, no, che ci saranno, penso che sarà importante dedicarlo, oltretutto perché va a incrociarsi anche con un momento storico molto molto particolare. Io vorrei fare una domanda a Secchi, quanto è dispiaciuto di questa scelta? E continuiamo. Ma... Io devo dire che si era visto già l'effetto, prima ottobre, novembre, dicembre, gennaio, si era visto già l'effetto di questa, presenza sul spot di Nibali, Vincenzo Nibali, e ne parlavano già molto bene gli operatori prima che succedesse il tutto, e poi è stato il tutto che per la bicicletta diciamo che c'è stato un po' un bene, ma già prima questo portava un vantaggio enorme e devo dire che erano felici e contenti di questo. Devo dire che è stato fatto un lavoro dalla regione anche collaterale molto importante, perché stiamo facendo in collaborazione con la federazione dei corsi per guida ciclosportive, quindi tutti sono abilitati come tesserino di primo livello, quindi stiamo facendo i corsi proprio in questo periodo, anche con le prove pratiche, e a completare devo dire che, così come ha fatto con la bicicletta, la scelta di dare questo bonus a tutte le città sotto i 50.000 abitanti, che per le Marche è la soluzione, tutto. L'altra cosa importante, devo dire che la Regione ha fatto questo contributo adesso per tutte le società sportive, contributo Covid, e fatto per tutti, purché siano iscritti al registro CONI. Poi dopo ci sono delle maggiorazioni per chi ha attività prevalente giovanile rispetto agli altri, e parlandone con un collega di una regione più grande mi ha fatto un'esclamazione che non ripeto qui, ma allora lo dico al mio, perché siete stati bravi. Dico sì, il presidente mi ha aspettato, ha detto io non faccio, voglio prima capire, e devo dire che quando ho detto la somma che ha messo a disposizione in rapporto alle nostre società, quindi significa che nello sport ci crede, quindi questo lo ringrazio, la regione, il presidente, e nel ciclismo abbiamo un bel effetto con questa tua presenza. I primi settimane di agosto abbiamo 3 gare di juniores, il primo, il 2, il 9. Se si potesse fare qualcosa, se parte, se si potesse fare qualcosa con i tuoi, siamo pronti ad ospitarli. Sono informati, quindi okay. Si muovono. Arrivato il microfono. Per la cronaca sono 866 le biciclette prese col bonus regionale, dico bene? Sono molte di più in realtà, perché compra più di una bici, no? No, perché sono 866 domande provvisorie, 1212 definitive. Qui 2000 in tutto. 2000 in tutto, in lavorazione, e c'è spazio per altrettante più o meno, no? Ricordo che questo è esaurimento, quindi... però bello, eh? E l'altra cosa importante è, appunto, come diceva, non l'avevo ricordato prima, 4 milioni di contributo a favore delle società sportive. Ieri sera erano quasi 700 domande arrivate. 790 domande, un paio di giorni, in 2 giorni, e mi ricordo quando ho incontrato al Cocconi, tutti chiedono, ma fossero 2 milioni saremmo contenti, ne abbiamo messi 4, quindi... Penso che siano tutti molto contenti. Non sono cifre risolutive della vita, ma fanno sentire la vicinanza nel momento difficile di chi dalle istituzioni sostiene. Ma gli altri hanno sparato delle gran cifre qualche mese fa e tutti dicevano, gli altri hanno già fatto, voi no. Ma in realtà noi abbiamo proprio fatto, ci stiamo proprio distribuendo. Invece gli altri hanno lanciato la cifra, ma molti ancora devono concretizzare le misure, lo faranno sicuramente. Più avanti, noi abbiamo fatto in questo modo molto smart, ed è bello, insomma, che come dicevo prima, che il lavoro fatto qualche mese fa sia efficacissimo anche oggi. Sono messaggi che riusciamo a lanciare con grande forza, quindi è una binata questa che ritengo sia vincente per le Marche, e mi sono piaciute le parole di Vincenzo quando diceva è stata una cosa bella anche per me, perché così l'abbiamo vissuto fin dall'inizio, no? Non poteva essere un rapporto freddo, tra un prestito d'immagine, è stato quello che è stato, e la testimonianza di oggi lo racconta ancora di più.
sono altre domande? Sì, Raffaele Vitali, la provincia di Fermo, Nibali, tu giri ovunque. Realmente le colline marchigiane non hanno nulla da invidiare alla Toscana, siamo un target anche per i tuoi colleghi stranieri? Ma io giro veramente tantissimo e mi sento anche di essere, diciamo, come un po' figlio di tutta questa grande nazione, perché pedalo in Lombardia, pedalo nel Lazio, perché mia moglie comunque è vicino Fiuggi, e quindi ho avuto modo anche di questi giorni di provare anche qualche salita in quella zona di lì. In Sicilia la stessa cosa, e le Marche l'ho sempre, diciamo, sudate in gara, perché passando con la Tirreno, col Giro d'Italia, sono veramente molto, molto faticose. Questa sera comunque mi fermerò anche qui in zona da mio fratello, e probabilmente domani farò un allenamento, quindi penso che già lui in mente un percorso, avrò modo di vedere qualcosa molto in più di quello che già so oltre alle gare, perché le gare comunque vanno sempre più o meno a ricalcare sempre gli stessi percorsi. Qualche piccola variazione, però io penso che il territorio questo qui offre veramente tantissimo, c'è tanto da scoprire. Qualcosa ho scoperto facendo questi video promozionali con i vari paesi, i Monti Sibillini e tutto il resto, quindi c'è veramente tanto da vedere, da scoprire, e insomma anche tantissima cultura. Quindi possiamo non invidiare nessuno? Assolutamente no, certo. Non credo. E Andrea Verdolini, TVRS, non ritieni che il calendario italiano sia stato troppo sacrificato sull'altare del Tour de France? Questa purtroppo è una domanda che tutti si pongono, però tra virgolette il Giro non ha niente meno dal Tour, però economicamente diciamo che il Tour è un pochino più forte, quindi ha preso una posizione un pochino più importante sul calendario. E collocare tutte le gare dentro i tre mesi è diventato impossibile. Chiaro. Purtroppo anche io salterò qualche gara importante. Ilaria Traditi, il resto del Carlino. È possibile misurare l'efficacia degli spot su Marche Outdoor in termini di prenotazioni turistiche per questi mesi nella nostra regione? Sui lì, questo. Ma la cosa che noi abbiamo analizzato già da un paio di settimane fa sono dei dati molto positivi, ci mettevano come regione i primi tre posti. Poi, chiamiamo anche nei rapporti più diretti con gli operatori, ho notato che soprattutto quelli delle aree interne segnalavano grandi presenze e siamo invasi dalle biciclette. Chi ha avuto modo di, io lo faccio perché il territorio lo giro in rapporto a quello che faccio, vedo questo. Infatti sento più preoccupazione sulla Riviera che rispetto al resto del territorio, che sta vivendo con più forza questa immagine. In realtà la bicicletta funziona per tutto, perché è un mezzo che permette di collocarsi in ogni luogo. È chiaro che le aree interne hanno il vantaggio delle salite e discese, di ambientazioni perfette per ogni forma sotto questo profilo. Quindi per me sono due valori che ci raccontano l'efficacia di questo messaggio: aver avuto molte prenotazioni concentrate soprattutto in quell'area dove il bike ha la prevalenza. Ok. Posso aggiungere? Prego. Ci sono Massimiliano Polacco. Che stanno aumentando in termini di preparazione e di assistenza alle persone che amano la bicicletta, pertanto sempre di più ci sono officine all'interno delle country house e degli alberghi. E anche colonnine elettriche per quelli come noi, perché la pedalata democratica ha bisogno di ricaricare la bicicletta. Sì. Io invece non so se è capitato anche qui, però l'ho potuto constatare in molti luoghi. Le località montane sono tutte prenotate a differenza del mare, quindi molta gente si è spostata sulle località montane. Bene, allora, perfetto. Siamo procedendo. Altre domande? Le domande sono più. Perfetto, grazie giornalisti, collegati. Grazie Vincenzo. E se posso chiedere a Gianni di invertirsi con il presidente. Per una immagine. Per un'immagine. Ah, la firma. Sì, c'è la firma del pre-contratto, che praticamente equivale al contratto, ed è un accordo a quattro. Gianni Carrera, il manager, gestisce i diritti d'immagine di Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali, il presidente della Camera di Commercio, che sta in firma storica. Inquadriamo, guarda che roba, tac. La penna. Ah, quella. Andiamo tutti, ragazzi. Andiamo, sì. Tutti. Bene.
molto convinti, direi. Ci scambiamo. Tutti e due, a voi. Che organizzazione è? Sacco da giacchere. E voilà. Ognuno si tenga il suo. Ora facciamo un bel rendimento. Ok. Guarda che roba. E che zoom.